proposito di Bersani, Presidente, come valuta la vittoria del Partito Democratico? Una bella prova di partecipazione, una grande vittoria di Bersani. Mi sembra che abbiano fatto la scelta di procedere con Vendola verso le prossime elezioni politiche, scelta che rispettiamo, naturalmente la nostra è un'opzione diversa, perché si tratta di dare rappresentanza a quei tanti popolari, moderati, che sono orfani, che vogliono procedere nella ricostruzione del Paese. E questo ci proponiamo di fare, naturalmente col massimo rispetto e correttezza nei confronti degli amici del centro-sinistra che hanno dato questa bella prova di sé. Quindi lei mai con Vendola? Non è un problema di mai o non mai, è un problema di serietà. Noi abbiamo un'idea diversa dell'Italia, rispettiamo quella di Vendola, ma pensiamo che la nostra sia una proposta, un progetto che si basa sul lavoro che in questi mesi ha fatto il governo. L'esperienza del Monti bis è sepolta, come ha detto sempre Vendola poco fa, con le primarie? Certo, se fosse stato per Vendola non solo sarebbe sepolta per il futuro, ma non ci sarebbe mai stata neanche per il passato. Il PD, in una fase difficile della vita italiana, ha scelto con grande serietà di far nascere questo governo assieme a noi, assieme ai moderati. Io penso che questa sia una riflessione molto importante da fare anche per il futuro. Ma non si tratta di delegittimare le ricette altrui. Io rispetto un grande evento di democrazia come sono state le primarie, prendo atto con piacere di una grande vittoria di Bersani. Naturalmente è giusto che lui continui questo cammino con Vendola, noi continuiamo un'opera che secondo noi parte dal lavoro e dall'agenda di questo governo per ricostruire il Paese. Mi sembra che tutto sia chiaro, nel massimo rispetto, serenità. Come dice Bersani, siamo tranquilli, bisogna stare più tranquilli. Presidente, ci crede a un ritorno in campo di Berlusconi? Mercoledì forse annuncia il suo ritorno in campo. Non credo e non credo. Né credo né non credo. Assisto un po' confuso.